Hello, here is Wrong Group. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry with over 15 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. L'adozione della forchetta per mangiare risale all'undicesimo secolo, quando la forchetta aveva solo due rebbi e il clero non ne era contento, credendo che il cibo dato da Dio all'uomo potesse essere mangiato solo toccandolo con la mano. Nel XVIII secolo, poiché l'aristocrazia francese preferiva le forchette con quattro rebbi, il significato implicito di chi usa la forchetta era quasi uguale a quello di essere diverso. La forchetta divenne allora un simbolo di status, di lusso e di raffinatezza, e poi gradualmente divenne un pezzo essenziale della tavola. Ci sono molti tipi di piatti moderni di diverse dimensioni, principalmente per rendere più facile per il commensale mangiare quando alcuni ingredienti sono troppo grandi da mangiare. Il commensale metterà il cibo nel piatto e userà un coltello e una forchetta per tagliarlo in pezzi della giusta dimensione in modo da mangiare. I tovaglioli sono utilizzati principalmente per evitare che il cibo cada sul corpo durante il pasto. Gli ingredienti sono caduti sul corpo e quindi hanno macchiato i vestiti. I tovaglioli si svilupparono nel XVII secolo con una maggiore enfasi sulle loro qualità ornamentali oltre al loro significato pratico. Nel 1680 c'erano già 286 modi di piegare i tovaglioli in Italia, come la forma di gallina usata dalle nobildonne, così come le forme comuni di pulcini, valore di cattura e frisi, che sono belle. I bicchieri di lusso nella cucina occidentale variano in dimensioni. Comunemente grandi e piccoli bicchieri grandi sono per l'acqua, mentre i bicchieri piccoli sono per il vino. Questo è tutto per oggi. La prossima volta condividerò i requisiti per servire il cibo occidentale e gli abbinamenti dei vini occidentali. If you are interested in our videos, remember to follow us. Wrong Group, more than 4,500 restaurants choice. We will keep surprising you. See you.